Bene, buongiorno, ben trovati con questo appuntamento con l'informazione di Linea Diretta. Oggi parliamo di politica, ospite nei nostri studi virtuali, Mauro Bernardi. Buongiorno Mauro. Buongiorno Giuliano. Allora, di cosa vogliamo parlare? Visto diciamo, le recenti vicende della politica centese, tra qualche mese si andrà alle elezioni, si sta muovendo un po' tutto il panorama, si sono presentate alcune liste, una tra l'altro capitanata dall'ex sindaco Flavio Pivet. Poi comunque tu dal canto tuo ti sei già mosso attraverso qualche volantino un po' così, un po' polemico nei confronti di alcune dichiarazioni di qualche consigliere comunale, quindi volevo capire un attimo la tua posizione. Sì, grazie Giuliano. Mi sembra doveroso intervenire a proposito delle considerazioni che ha fatto il signor Contri alla tua domanda sulla proposta che sta prendendo piede del dottor Flavio Pivet di presentare a Cento una linea trasversale che comprenda persone di varie estrazioni politica, persone che comunque sono intenzionate, al di là dei partiti esistenti e delle formazioni, diciamo così, strutturate che ci sono a Cento, di dare un contributo per vedere di, se possibile, migliorare il vivere di Cento. Quando tu gli hai chiesto questa cosa, il signor Contri ha fatto un leggero sorriso e ha affermato testualmente che gli sembravano delle insalate miste accostare Pivet a Bernardi, quindi gli estremi opposti che scendono in campo per fare non so se bene chi, cosa. E poi si è un po' così, diciamo, salvato in corna dicendo: però per adesso non c'è niente di ufficiale e non sappiamo i programmi, ci staremo a vedere. Sulle ultime considerazioni di Contri sono perfettamente d'accordo, cioè prima di parlare e criticare un eventuale avversario politico, sarebbe bene vedere che cosa questo politico o questo gruppo di persone propongono per la città. Dopodiché si esce da argomento. Quello però che mi ha stupito appunto è il punto di partenza. Diego dice: c'è un'insalata mista che non mi convince. Allora, io mi faccio una domanda, però anzi faccio una domanda al signor Conte. Vive a Cento, il signor Conte? Vive in Italia o vive su Marte? Perché se è così fuori dal comune e cercare di dare delle risposte alle esigenze della città di Cento da un gruppo che comprenda Bernardi, Tutor ed altre persone, non mi chiedo perché abbiamo al governo nazionale un tecnico che si chiama Mario Draghi. Abbiamo un governo che è formato da 23 ministri, dei cui 8 sono tecnici, 3 del PD, 1 di LeU, 4 del Movimento 5 Stelle, 3 della Lega, 3 di Forza Italia e 1 di Italia Viva. Allora, se non è un'insalata mista questa, mi spieghi il signor Contri, perché io e Tuse e qualche amico che viene eventualmente da Forza Italia, dal PD, sarebbe una cosa così eretica per la realtà centese. E poi io mi chiedo perché dobbiamo nel 2021 continuare a ragionare con delle categorie storico-politiche che appartengono al secolo scorso, neanche all'anno passato, alla legislatura passata. Cioè, la distinzione sinistra e destra aveva, secondo me, posso sbagliarmi, forse il signor Conti me lo spiegherà. Aveva un senso quando in Italia c'erano delle grosse formazioni politiche radicate nel paese che avevano un consenso di massa e dietro alle quali c'erano delle prospettive e delle proposte politiche di un certo peso, ma oggi continuare a contrapporre, soprattutto a livello locale, gli interessi di una città in base all'appartenenza di 10-20 anni fa di una persona, secondo me, non ha senso. È fuori del tempo.
Perché se continuiamo a ragionare così, i veri problemi che stanno portando alla decadenza del nostro territorio non saranno mai affrontati. Se la logica è quella di chiedere il pedigree alle persone che si presentano con delle proposte concrete e fattibili, di dirgli no, questo non si può credere perché 20 anni fa era in giunta con Forza Italia, a quell'altro non gli possiamo credere perché 10 anni fa era in giunta con l'ONU. Cioè, se questa è la logica, invece di guardare avanti, guardare sempre indietro, secondo me poi i problemi locali non faranno che peggiorare, perché non si guarda alle risposte e alle proposte che vengono avanzate. Quindi io direi, se ci sono dei gruppi sociali o dei gruppi civici che si fanno avanti, non ci vedrai niente di male se le proposte che propongono sono reali e vanno veramente nell'interesse dei cittadini. Però ecco, qualcuno dirà, ma di cosa sto parlando? Allora scendiamo negli esempi concreti. Ti faccio un esempio. Adesso ti faccio inquadrare questo fuoco. Si vede? Giuliano? La vedi? Si vede un po' male, ma si vede. Si vede. Va bene, allora diciamo che i telespettatori che non riescono a vederla possono andare a vederla su Bologna Today, ed è la foto dell'ultima piena, grande piena del fiume Reno che c'è stata nel 2014. Come si vede nella foto, appunto, mancavano 5 centimetri a che l'acqua del fiume Reno, che scorreva molto velocemente in quell'occasione, arrivasse a toccare e ad essere fermata dal ponte nuovo. Allora gli faccio una domanda a Contri e agli altri politici centesi che si scandalizzano del fatto che ci possa essere un'unione trasversale. Se il Reno straripa, secondo Conti, Lodi e Company, allagherà solo le case e le officine dei bianchi e dei rossi o anche quelle dei neri e dei verdi? E questo per fare un esempio che riguarda l'assetto idrogeologico di un territorio. Noi abbiamo visto che l'anno scorso il Reno è tracimato vicino a Trebbo ed è arrivato fino ad Argelato. Per fortuna non c'erano fabbriche e attività produttive in zona, allagate solo la campagna. Ma crediamo veramente che tanti anni che Cento non ha avuto, per fortuna, grossi allagamenti, che un allagamento portato dal fiume Reno in piena non porterebbe a una situazione tragica non solo per i cittadini, ma anche per l'industria centese? Come sapete, dal punto di vista idrogeologico, Cento si trova in una specie di catino. Se straripa, si rompe perché non riesce a passare sotto il ponte nuovo, perché lì si forma un tappo. Immaginate cosa vuol dire 6 metri di acqua dentro la VM, dentro la Balcore, dentro le altre zone del territorio. Qualcuno se l'è mai posto questo problema? Ecco, noi, nel gruppo che sta raccogliendo tutto intorno di sé, c'è gente che ragiona su queste cose. È sbagliato? Non si possono mettere attorno a un tavolo bianchi, neri, rossi, verdi e senza colore per ragionare di un problema come questo che distruggerebbe la città di Cento e la sua economia? Tempo fa fu avanzata la proposta di un terzo ponte, però un terzo ponte, se non si alza il ponte nuovo, che è 3 metri sotto gli argini, questa è una spada di Damocle che abbiamo tutti sul nostro capo. Questo è un problema, lo sappiamo tutti, quindi lo sappiamo, ma dopo tanti anni di mancanza dalla politica cestese, ricordo che il consigliere regionale un pochino di anni fa, il ritorno è motivato dal cercare quindi di raggruppare persone per tentare di risolvere problemi annosi, così. Problemi annosi e problemi che stanno sempre peggiorando, perché noi in questi giorni di contatto con la cittadinanza abbiamo saputo di quanto profondamente la crisi economica stia incidendo nell'apparato produttivo certeso. Allora, per dare delle risposte, cioè il fatto che l'economia centese possa ripartire riguarda tutti, riguarda sia quelli che teoricamente votano a sinistra che quelli che votano a destra. Perché se le aziende centesi chiudono, si perdono posti di lavoro, si perde capacità di spesa, chiudono i negozi e la crisi si rivolta sul nostro territorio.
Allora, se della gente di diversa provenienza si mette attorno e fa delle proposte concrete, dico non delle chiacchiere, perché le chiacchiere non sono capaci di farle tutte, ma fa delle proposte concrete, secondo me i cittadini centesi ci ragioneranno sopra e una parte condividerà, un'altra parte non condividerà, ma non diamo dei giudizi preventivi. Di giudizio sul fatto che questo è una squadra di calcio che non può giocare perché ha troppi difensori oppure è troppo sbilanciato in attacco. Lasciamoli giocare, andiamo in campo, poi vediamo. Noi in questi giorni che stiamo sondando, tu prima hai detto che si stanno presentando delle liste, noi non abbiamo ancora nessuna lista, noi stiamo cercando di raccogliere e contattiamo persone di Forza Italia, persone di ex Alleanza per Centro, persone dell'ex PD, noi stiamo contattando tutti quelli che secondo noi potrebbero dare per la loro personalità, per le loro competenze, un contributo. Poi ci metteremo intorno a un tavolo, abbiamo già alcune idee programmatiche, la prima è questa qua sulla sicurezza, perché dico, se dovesse succedere una cosa del genere, tutto il resto va a catafascio e dopo non possiamo più parlare di pandurera, di qui e di là, di su e di giù, perché sarebbe un evento. Ricordiamoci che queste cose qui non sono minacce. Noi abbiamo avuto dei casi in Italia, forse più giovani che ci ascoltano non si ricordano, ma più anziani sicuramente sì, di come venne la tragedia del Vajont. La diga del Vajont non crollò mica, ma crollò a mezza montagna, andò dentro il bacino e morirono più di 1500 persone, alcuni paesi furono rasi al suolo. Allora io non voglio fare il tragico e il drammatico, però visto i cambiamenti climatici che ci sono in giro, visto che ultimamente, negli ultimi anni, i fiumi nel Modenese e nel Bolognese hanno fatto degli scherzi molto, molto pesanti, io dico, se ci capita una cosa del genere, siamo fritti, perché le aziende centesi non si possono permettere, certe grosse aziende centesi, di stare fermi 2 o 3 anni e di avere i loro locali invasi in quel modo lì. Questo per fare un esempio. Per quanto riguarda invece l'altro questione della sicurezza, la sicurezza appunto non va guardata in termini stretti di solo delinquenza o solo malcostume, giardini sporchi, che anche questi ci sono di questi aspetti che vanno tenuti in considerazione. Infatti c'è già qualche altro gruppo che si chiama, che ci propongono come centro sicuro, che comunque questo è un sintomo che il problema è molto sentito. Quindi perché non cercare su queste cose di aggregare invece che di dividere? Io mi ricordo che alcuni anni fa, tu lo sai benissimo, perché l'ho visto, ce l'hai ancora in area centese, letto del direttore, quando ci furono delle aggressioni con degli incidenti in via Matteotti, io e un mio amico facevamo delle interviste che furono riportate, qui anche una lettera aperta, che proponemmo di mettere qualche telecamera in alcuni punti critici della città. L'allora sindaco e l'allora vice sindaco mi accusarono e ci accusarono di voler militarizzare il centro. Noi ne proponevamo 3 telecamere in alcuni punti critici dove si erano verificati delle risse, dove c'erano delle cose, dove i commercianti di quella zona ci avevano sollecitato di intervenire. Adesso ne mettono 20-30 e quelli che 5 anni fa ci criticavano adesso applaudono. Allora io dico, adesso le telecamere ci sono, quindi almeno quello è una questione risolta. Sì, però dico, quando però la gente sollevò il problema, furono derisi. E interveniamo dopo 4-5 anni, se si fosse intervenuto prima, quando il problema veniva segnalato, forse si sarebbero evitati che certe situazioni peggiorassero. Perché prevenire è sempre meglio che curare, si dice, no? Prevenire è meglio che curare. Mauro, quindi adesso noi restiamo in attesa dunque di vedere, voi hai parlato di linee programmatiche, restiamo in attesa di una presentazione ufficiale, diciamo, poi di questa lista. Noi però Giuliano, noi abbiamo già alcune idee, però noi non vogliamo che la gente venga a mangiare la nostra mensa e trovare la pappa già pronta. Noi vogliamo costruire assieme a quelli che decideranno di aderire al progetto nel suo complesso e che aderiscono soprattutto al metodo nuovo, cioè che è quello di guardare avanti, non guardare indietro. Perché
Ripeto, se noi continuiamo a guardare al passato di Bernardi, al passato di Tuzza, al passato di Giuliano, siccome siamo tutti gente che abbiamo una certa età, sfido chiunque non avere degli errori o aver avuto sostenuto delle posizioni in passato che possono lasciare qualcuno con dei sospetti. Però d'altronde questo dovrebbe essere una garanzia, perché se gente che hanno provenienze così diverse a un certo punto si accomunano e si mettono insieme dicendo il passato è passato, adesso vogliamo lavorare su questi problemi e vi diamo la nostra parola e lo mettiamo come fece il famoso Silvio Berlusconi e scriviamo un contratto con i centesi. Non che come è successo fino adesso in campagna elettorale, prima della campagna elettorale cominciano tutti i grandi lavori, le grandi ristrutturazioni, questo l'hanno fatto tutte le amministrazioni, il che secondo me fa un po' incavolare i cittadini, perché non si possono lasciare i giardini per esempio di Padre Pio in degrado per anni e anni e poi dopo 6 mesi prima, 4 mesi prima si comincia, si fa questo e si fa quello. E soprattutto non si può neanche andare a dire ai cittadini delle cose, come hanno detto i due candidati sindaci dell'ultimo ballottaggio, quando vedono la CERS, a chiedere i voti alla CERS, se andiamo, se vinco io, lo dice sia Diego, sia Toselli, se diciamo noi faremo qualcosa per rivedere le rendite catastali della CERS, come sappiamo sono astronomiche. Nessuno dei due fa niente, ma non solo nessuno dei due. Io so che la questione la sollevò Diego in consiglio comunale e l'amministrazione l'ha mandata in commissione presieduta tra l'altro da un consigliere di minoranza PD, e poi non hanno mai più parlato. Allora non si può fare queste cose. Noi diciamo metteremo 5, 6, 10 punti programmatici e quelli lì sottoscriveremo pubblicamente dai cittadini. Nei 5 anni quelli che possiamo li realizziamo, negli altri sarà compito della prossima amministrazione, ma noi li abbiamo. E invece fino adesso, torno a dire sul fatto che esiste una tassazione, non solo alla CERS, perché questo è un fenomeno che riguarda tutto il comune di Cento, che è fuori legge, perché la nostra Costituzione dice che le imposte vanno pagate secondo la capacità contributiva del cittadino. A Cento abbiamo gli appartamenti che valgono 200-200 mila euro, valgono prezzo di mercato, chiedetelo alle agenzie, e invece per un meccanismo distorto che nessuno in questi anni ha cercato o voluto correggere, la gente paga il triplo, il quadruplo degli appartamenti a San Giovanni che valgono sul mercato il doppio di quello che costano a Cento, pagano la metà di IMU. Allora, battersi su questo, è di sinistra o di destra? Secondo me è una cosa giusta. Dobbiamo cominciare a guardare le cose, perché dei faciloni e scusami la parola, dei coglioni ce ne sono a sinistra, a destra, al centro, sopra e sotto. Incominciamo a giudicare le persone, i programmi elettorali per i loro contenuti, per le loro proposte concrete. E quando la gente fa delle proposte e poi dopo alla fine non le mantiene o ne mantiene metà, i vanno a casa, sopra, via, a casa. No, perché è inutile che stiamo qui, ti capisco, cioè, non lo fa nessuno in Italia, però a Cento, nel nostro piccolo, possiamo farlo. Io penso che con questo abbiamo dato un avvio per chiarire quali sono le nostre intenzioni. Quindi noi non vogliamo... Sei stato molto chiaro, abbiamo già occupato un buon quarto. Una sola cosa sul volantino. Ti ringrazio perché sei stato l'unico dei mezzi di informazione che ci ha dato spazio. Io cerco di fare il mio lavoro, cerco di dare spazio. Però ti devo dire che il mio non è stato un attacco all'odio. L'odio ha fatto delle affermazioni che non sono vere, e l'ho documentato nel volantino. L'odio e chiunque altro ci può attaccare e ci deve attaccare su quello che diciamo e su quello che facciamo, non su quello che gli passa per la testa loro e che si inventano. Perché anche la questione di Tuzza, delle dimissioni di Tuzza, del commissamento di Tuzza, lì si sta facendo una confusione soltanto per screditare una persona. Allora, o che ci sono degli argomenti seri fondati, altrimenti certe persone farebbero bene stare zitti e guardare come hanno governato loro il paese. Va bene, io ti ringrazio, in altre occasioni spero che sarai ancora ospite. Sì.
Io parlo a titolo personale, scusa, non parlo per Flavio, perché Flavio adesso è impegnato, mi ha chiesto di dire comunque di mettere in grandi linee queste cose qua. Poi quando sarà il momento, poi interverrà lui come probabile futuro capolista, candidato sindaco. Perfetto, perfetto. Intanto grazie, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito fino adesso. Speriamo di aver fatto almeno un punto della situazione un po' chiaro su quello che è stato un po' la diatriba tra appunto Mauro Bernardi e qualche altro consigliere. A presto tutti quanti. Grazie, arrivederci.